mantenendo sempre il bacino neutro, al prossimo soffio dell'aria tiro le braccia in avanti, le stacco dal pavimento e salgo in crunch. Inspiro, scendo. E ancora due, fuori. Inspiro, scendo. E uno. Inspiro, scendo. Al prossimo rimaniamo su in crunch. Prendendo aria, facciamo 5 oscillazioni con le braccia. Fuori l'aria, altre 5. Continuo mantenendo il neutro del bacino, lo sguardo alle ginocchia. Se sento tensione nel collo, continuo ad oscillare con una mano dietro la nuca. Eseguiamo 5 cicli respiratori e poi scendiamo dal crunch. Ora, la prossima volta lo faremo con le gambe sollevate a tavolino. Manteniamo le ginocchia a 90 gradi sopra le anche, il bacino in neutro e al soffio dell'aria di nuovo salgo in crunch, rimango su. Sguardo alle ginocchia, oscillo, inspiro 5 oscillazioni, espiro 5 oscillazioni. Se sento tensione, continuo sempre con una mano dietro la nuca ed eseguiamo anche qui 5 cicli respiratori. Quando abbiamo fatto 5 cicli respiratori, scendiamo dal crunch e tiriamo un attimo le ginocchia al petto per scaricare la colonna. Abbiamo appena fatto 100, che è uno degli esercizi fondamentali del repertorio di Pilates Mat Work. Ora da qui riportiamo le gambe a tavolino e mettiamo le mani dietro le cosce, spingendo bene le gambe in avanti. Al soffio dell'aria saliamo in crunch, schiacciamo la zona lombare. E mantenendo le braccia tese comincio ad eseguire piccoli dondolamenti, sguardo sempre le ginocchia ed arriviamo alla fine seduti. Ed inspiro, estendo di nuovo la colonna. Da qui mi giro e rimango seduta mantenendo gambe piegate ed allineiamo sulla stessa linea piedi, bacino e mano destra. Mantengo questa spalla sempre lontana dall'orecchio ed inspirando ci solleviamo. Inspiro, fuori l'aria scendo. Continuo per 5 volte, spingendo bene il bacino in alto e disegnando un arco con tutto il fianco sinistro. Quando siamo al quinto, rimaniamo su. Spingiamo bene la spalla destra lontana dall'orecchio e cominciamo a spingere il bacino in alto. Piccole oscillazioni e mi fermo, scendo di nuovo a terra. Ora la prossima volta lo stesso movimento lo facciamo stendendo la gamba. Inspiro, fuori scendo e ancora. Inspiro, fuori scendo per 5 volte. Allungo bene la gamba più lontano possibile. Mano e piede allungato in direzione opposta e al quinto rimaniamo lì. Allungo bene la mano e il piede in direzione opposta, come se volessi toccare le pareti distanti tra di loro. E da qui apriamo il braccio al soffitto. Un braccio e l'altro disegnano una linea retta. Al soffio dell'aria ruotiamo il torace guardando la mano. Inspiro, torno e ancora 5 volte. Inspiro, con lo sguardo seguo la mano. Mantengo il bacino fermo e avvito e svito il torace sopra il bacino. Al quinto mi fermo, da qui inspirando mi preparo e al soffio dell'aria salgo sulle ginocchia. Mantengo il piede allineato con il ginocchio, mi sposto. Ed inspirando, ora appoggiamo la mano e solleviamo la gamba sinistra. Fuori l'aria, torno. Inspiro, appoggio, fuori l'aria, torno. Ne facciamo sempre 5. Quando siamo al quinto, rimaniamo lì e rimango. Porto la mano dietro la nuca, prendo bene il gomito al soffitto, spingo bene il piede lontano e disegno 5 cerchietti in avanti,
con la gamba, mantenendo sempre il bacino bello fermo, e al contrario, 5 cerchietti indietro. Quando ne ho fatti 5 e 5, mi fermo, riappoggio la gamba, riapro il braccio al soffitto e da qui spingo sempre bene la spalla lontana dall'orecchio. Andiamo ad incastrare la gamba destra dietro la sinistra per 5 volte. Inspiro, torno. Spingo sempre bene la spalla destra lontana. Quando sono al quinto, rimango lì e porto il braccio sinistro verso la parete. Disegno un arco, rimango. Da qui con calma mi giro il profilo, arriviamo nella posizione di plank. Le mani a 90 gradi sotto le spalle e le spalle lontane dalle orecchie. Tiro sempre indietro la pancia. Ultimo respiro. Appoggio un ginocchio una volta e scarichiamo un attimo la colonna. Allunga bene le braccia avanti, rimaniamo per 3 respiri. Quando abbiamo fatto 3 respiri, srotoliamo con calma la colonna, la testa che sale per ultima, e ci portiamo seduti sull'altro fianco, mantenendo sempre piedi bacino e mano sinistra allineati per fare tutto dall'altro lato. Prendo aria e salgo, fuori scendo, 5 volte, inspiro, fuori scendo. Spingi bene il bacino in alto, disegna un arco con il fianco destro, al quinto rimango su e comincio a spingere il bacino verso destra, ancora due e scendo. Continua il movimento, stendo la gamba destra, scendo, 5 volte. Spingi bene la spalla sinistra lontana dall'orecchio, ancora due. E il quinto rimani lì. Allunga un attimo la mano e il piede in direzione opposta e apriamo poi il braccio al soffitto. Al soffio dell'aria ruotiamo il torace. Con lo sguardo seguo la mano. Inspiro, apro. 5 volte. Mantieni sempre il bacino stabile. Quando siamo al quinto, ci fermiamo. Inspirando, mi preparo, fuori l'aria. Salgo, rimango con il piede e il ginocchio allineati, le braccia aperte all'altezza delle spalle. Ed inspirando, appoggio una mano e sollevo la gamba destra. Torno. 5 volte. La mano e il piede si allungano in direzione opposta. E la testa cade verso il pavimento. Al quinto rimango lì. Porto la mano dietro la nuca, apro bene il gomito verso il soffitto e disegno in avanti 5 cerchietti con la gamba destra. Tieni bene il bacino stabile e la pancia risucchiata. E inverto 5 cerchietti indietro. E quando ne ho fatti 5 e 5, appoggio di nuovo il piede, apro di nuovo il braccio al soffitto, spingo bene la spalla lontana dall'orecchio ed incastro 5 volte la gamba sinistra dietro la destra e appoggio. Continua a spingere bene la mano sinistra a terra. Al quinto rimani su e allungo anche il braccio, spingo bene il bacino in alto, disegno un arco e con calma ruotiamo di profilo, andiamo in plank. Mantengo la posizione, spingi bene le mani e gli avampiedi a terra e da qui di nuovo appoggio un ginocchio alla volta e scarichiamo la colonna. Rimango 3 respiri.